Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Inazuma Eleven per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, nello scorso episodio ne sono successe di tutti i colori. Bobby, che all'inizio praticamente era un infiltrato all'interno della squadra, ha deciso di unirsi a noi. Ci siamo ritrovati senza allenatore, dato che uno dei professori della scuola era un infiltrato e lavorava per il team che andremo ad affrontare nella finale del torneo regionale. E abbiamo incontrato finalmente il nuovo allenatore della squadra, ovvero il capitano della Inazuma Eleven. Siamo riusciti a convincerlo a diventare il nostro nuovo allenatore. Adesso dobbiamo prepararci per la finale, che probabilmente affronteremo in questo episodio. Direi di tornare a scuola. E rieccoci qua, siamo tornati al campo della scuola. Prima dobbiamo affrontare una sfida, fantastico. Adesso queste sfide appaiono ogni 3x2, ma non vi preoccupate che la supereremo in 4 e 4, 8. Facciamo così. Perfetto. C'è anche Axel. E mi sa che la piglia il portiere. 1. Bravissimo Bobby. Fantastico, è riuscito ad anticipare il portiere. Grande assist di Axel. Ok, eccoci qua. Bene, da oggi ci alleneremo tutti i giorni fino alla partita, il signor Hillman. Sei pronto, ragazzo? Direi di sì. Allora cominciamo, ci alleneremo finché non farà buio. Sì, allenatore. E così cominciammo i duri allenamenti quotidiani del signor Hillman. Gli esercizi erano massacranti, ma ben presto iniziamo a notare dei grandi miglioramenti. Ormai sentivamo che niente e nessuno avrebbe potuto sconfiggerci. E finalmente arrivò il giorno della finale. Dobbiamo affrontare la Royal Academy, eh? Finalmente è arrivato il giorno della finale. Bene, vi ho insegnato tutto quello che sapevo. Adesso tocca a voi metterlo in pratica contro la Royal Academy. Sì, allenatore. Ok, tutti alla stazione. Royal, presto dovrai vedertela con noi. Perfetto, siamo belli carichi. Facciamo che raggiungere la stazione. Andiamo rapidi rapidi. Ok ragazzi, acquistiamo il biglietto per raggiungere la Royal Academy. E si parte per la trasferta. E addirittura c'è una scena filmata. Quella è la Royal Academy. Wow. Guardate che roba. Questa è la Royal Academy. È ancora più incredibile di quanto si dica in giro. È così grande che ho paura di perdermi. Andiamo ragazzi, oggi batteremo la Royal ed entreremo nella storia come la nuova Inazuma Eleven. Ciao. Ok, no problem. Qui ci sono altri giocatori. Sto andando nella direzione giusta? Sì. Ehi, dov'è finita Celia? Eh? Era qui un momento fa. Lo vuoi capire? Se non vi ritirate, tutta la squadra sarà in grave pericolo. Si vede lontano un miglio che stai mentendo. Vuoi la vittoria facile? Ti sbagli. Non lo sto dicendo per quello. Dammi retta. Non abbiamo niente da dirci. Non più, da quel giorno di 6 anni fa. Cos'è successo 6 anni fa? Tu sei disposto a sacrificare qualsiasi cosa pur di vincere. Maledizione, Celia! Eccola. Scusa Mark,
Mi sono persa, questo posto è davvero gigantesco. Devi fare attenzione, non si sa mai, potrebbero aver nascosto delle trappole in giro. Beh, per fortuna sei qui adesso. Possiamo cominciare la partita. Sì. Guardate che bel campo da gioco. Hillman, allora sei venuto. Si conoscono anche loro due? Dark, finalmente è giunto il momento della resa dei conti. Preparati. Quanto tempo, Sharp? Questa volta le cose andranno in maniera diversa. Evans, questo non è il momento di perdersi in stupide chiacchiere. Stammi a sentire. Che cosa vuoi dirmi proprio adesso? Avrei voluto parlartene prima, ma non c'è stata occasione. Ascoltami bene. Appena sentite il fischio d'inizio, dovete allontanarvi tutti dal cerchio di centrocampo. Che cosa? Ma di che sta parlando? Mark, non vorrai mica credere alle sue parole, vero? Che senso ha allontanarsi dal cerchio di centrocampo? Aspetta, c'è qualcosa che non va. Jude non è tipo da tendere simili trappole. Eh? Jude ama davvero questo sport. Non mentirebbe mai prima di una partita per facilitarsi la vittoria. Però... Mark! Che facciamo? E va bene. D'accordo, Jude. Voglio fidarmi di te. Mark! Mark! Sei sicuro di quello che fai, Mark? Sì, se Bobby si fida di lui, allora posso farlo anch'io. Faremo come dici, Jude. Subito dopo il fischio d'inizio, ci allontaneremo dal centrocampo. Che tipo? Sei fortunato, Bobby. Jude! Mark! No, non stai scherzando! Ok, ci siamo. Fischio d'inizio. Uia! Avevano preparato una trappola. Ma che accidenti è successo? Travi d'acciaio? Allora era questa la trappola della Royal Academy? Se non ci avessi avvertito, saremmo rimasti schiacciati. Che paura! Jude! No, non era una bugia. Avete fatto in tempo. Adesso basta! Signor Smith? La scuola è circondata. Questa volta non mi sfuggirai, Dark. Che cosa? Tu sei Smith? Maledizione, investigatore da quattro soldi. Dark, sei in arresto. Signor Smith, lei è un investigatore? Mi spiace non avertelo detto. Non volevo dare nell'occhio finché non fossi stato sicuro di prenderlo. Dopo l'incidente di 40 anni fa ho smesso di fare giornalista. E da quel giorno ho vissuto solo per mettere le manette a quest'uomo. Ma come ha fatto a sapere di oggi? Ho ricevuto una soffiata da qualcuno della Royal Academy. Qualcuno della Royal? Non sarà mica... Jude, sei stato tu? L'ho fatto solo perché per battervi non abbiamo bisogno di nessun trucco. No, non ci posso credere. Come hai potuto tradirmi? Mi perdoni, comandante, ma noi possiamo vincere anche senza ricorrere a... Silenzio! Te ne pentirai, Sharp.
Hai forse dimenticato che tutto ciò che hai ottenuto lo devi solo a me? Non te la farò passare liscia! Adesso basta, Dark! È finita! Dopo l'incidente di 40 anni fa, ho lasciato il giornalismo per indagare sul caso. E poterti arrestare. Finalmente ce l'ho fatta! Guarda che scappa. Infatti. Preso! Lasciami! Lasciami! Non è finito un bel niente! Lasciami! Grazie, Jude. Ci hai salvato la vita. Non abbiamo bisogno di simili trappole. La nostra vittoria è inevitabile. E ora te lo dimostrerò. Sono proprio curioso. Cominciamo la partita. Fatti sotto. Ok, ragazzi, si inizia. Royal Academy Stadium. Guardate che roba. Comandante, non abbiamo bisogno di ricorrere a sporchi trucchi per vincere. E ora glielo dimostrerò. Jude. Fatti sotto, Sharp. Oggi concluderemo quella partita che avete deciso di interrompere. Tranquillo, questa volta non ci ritireremo. E vi faremo vedere qual è la differenza tra noi e voi. Raymond versus Royal Academy. Allora, questa è la nostra formazione. Un bel 5-3-2 contro la Royal Academy, che usa un 5-3-2. Allora, impegniamoci, perché loro mi sa che sono parecchio forti. Però noi non siamo più i novellini della prima volta. Allora, vediamo se posso utilizzare qualche tecnica particolare. Andiamo di Dragon Tornado. Prendi questo. Uno a zero. Dai, ho fatto benissimo a utilizzare quella tecnica. È stato più facile del previsto. Che cosa? Maledizione. Non si aspettavano una partenza bruciante. Adesso purtroppo, sapete cosa? No, facciamo il contrasto normale. Immaginavo che lui utilizzasse una tecnica. Sarà dura come partita. Guardate come fanno girare la palla. No, utilizziamo il tackle fulmineo. Quanto è bella questa tecnica. La adoro. No, vai. Grandissimo, Kevin. Ma dai, mi ha dato fallo. Ma che fallo è? No. Di nuovo. Sì, vabbè. È fallo questo. Vai con la scivolata normale. Hanno tantissimi punti tecnica, ragazzi. Hanno tantissimi punti tecnica. Oh, meno male che ci fischi anche un fallo a favore. Sì, ma... Ah, ok. No, fuori gioco! Nathan, eri troppo avanti. Troppo avanti. Allora, dobbiamo segnare un secondo gol assolutamente.
Era meglio usare una tecnica speciale. Però non è detto che saremmo riusciti a... Sì, ma i miei dove caspita sono? Troppo indietro. Dicevo, non è detto che saremmo riusciti a strappargli la palla, comunque. Vai, Kevin. Vai. Ma non c'è nessuno lì. Ah, Bobby. Vai con la scivolata. Bravo. E dai, un altro fallo. Ma non ci credo, ogni 3x2 è fallo qua. No, stavolta utilizzo il tackle fulmineo e vince lui, vedete? Ma se riusciamo a fargli sprecare punti tecnica in questo modo, va bene. Grande Axel! Non posso usare il trampolino in Azuma, peccato. Però posso usare il doppio fulmine in Azuma. Vai! Che bella questa tecnica. Aia. Grande! Non mi aspettavo utilizzasse una tecnica come quella. Però è andata bene che almeno i punti tecnica che abbiamo investito non sono andati sprecati. Che bello questo tiro. L'abbiamo spazzato via. Visto che roba? Che cosa? Maledizione. E siamo riusciti probabilmente a segnare anche allo scadere del primo tempo. Sì, vedete, appena in tempo. Devo ammettere che siete migliorati. Siamo una squadra diversa da quella che avete conosciuto. Io non mi esalterei così tanto. Se vi montate troppo la testa rischiate di fare una brutta fine. La partita non è ancora finita. Nel secondo tempo ce la metteremo tutta. Allora, per il momento stiamo vincendo 2-0. Conviene segnare anche il terzo gol per evitare una loro clamorosa rimonta. Grande Kevin. Ma non c'è nessuno a supporto. Invece sì, c'è Nathan. Grande. Oh, mi sa che Kevin... Accidenti. Usiamo... No, non posso far niente. Vai con lo scatto. Vediamo se ce la fa. No, ciclone. Ottimo. Però attenzione che c'è Nathan a rimorchio. Te pareva. Ma è fallo questo. Io continuo a pensare che sia fallo. Accidenti, stanno venendo su. E niente, utilizza sempre questa tecnica speciale. Vai col tackle e vince l'illusione ottica. Samford è forte, eh. Ma finirà prima o poi i punti tecnica, no? Niente, possiamo usare solo una cosa, la mano di luce. Però, caspita, non mi aspettavo facesse un tiro normalissimo. Palla bloccata, e va bene così. Forza ragazzi, continuiamo così. Prendila, prendila. Bravissimo Todd. Vai col clown equilibrista. Fiasco, te pareva. Vai con la scivolata. Ha finito i punti tecnica. No, 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 non regaliamo gli angoli. Scivolata.
Bravissimo Timmy. E dai, però ha fischiato il fallo. Facciamo così, va. Mano di luce anche qua. Qua sicuramente. Vabbè, non abbiamo sprecato punti tecnica. Allora, siamo al 20esimo. Mancano praticamente 10 minuti alla fine, più o meno. Fuori gioco. Vai con la scivolata, Axel. Anche lui finirà sti punti tecnica oppure no? Perché mi ha superato 3 volte su 3 con quella tecnica lì. Mamma mia, l'abbiamo spazzato via. Stavolta non è fuori gioco. Stavolta non è fuori gioco. Non mi recuperi. Usiamo il doppio fulmine in Azuma. La prima volta è andata bene, quindi facciamo che replicare. E andiamo sul 3-0. E sono 3, signori. Sono 3, fantastico. Bravissimo Axel in coppia con Mark. Vi faccio una domanda: qual è la vostra tecnica preferita? Perché a me questa piace tantissimo. Ma comunque non so se siamo forti noi o la Royal è diventata più scarsa, perché li stiamo massacrando. No, no, ne avete già subiti 3 più che altro. Non 1, 3. Mi ricordo quella volta che abbiamo dovuto giocare i tempi supplementari perché uno dei nostri ha praticamente regalato un calcio d'angolo agli avversari. Finita? Finita, signori! 3-0, 3-0, 3-0. Fantastico. Forza Raymond, la vittoria è nostra. Ah, assurdo. Noi della Royal Academy non possiamo perdere. No, non è possibile. Guardate, sono saliti tutti quanti di livello, anche Dolmen. Addirittura è salito di 6 livelli. E ha imparato il tiro fantasma. Ah, abbiamo vinto! Questa volta abbiamo davvero battuto la Royal Academy. Evviva Mark! Ce l'abbiamo fatta! Evans, questa volta hai vinto tu, ma nel torneo nazionale andrà diversamente. Torneo nazionale? Ma cosa dici? Avete appena perso? In quanto vincitori dell'edizione precedente, possiamo accedere direttamente. Che cosa? Vuoi dire che dovremo vedercela di nuovo contro di voi? Sempre che riusciate ad andare avanti. Voglio assolutamente la rivincita, perciò datevi da fare. Già, non vedo l'ora, Sharp. Scusa se ho dubitato di te. Lascia perdere. La tua è stata una reazione più che comprensibile. Ma voi due vi conoscevate già? Sì, da molto tempo. Fratellino, perché te ne vai? Perché mi lasci sola? Voglio entrare nella Royal Academy per giocare a calcio e diventare il più forte. Ah, ma quindi sono fratelli. Perché? Non sei contento così? Anche se non siamo ricchi, l'importante è restare uniti, non credi? Perché mi paghino la retta della Royal Academy, devo entrare nella famiglia Sharp. Lo capisci? Questa è la mia grande occasione. Non è giusto, Jude. Jude! Ti ringrazio per averci aiutati. Ma non sono ancora pronta a perdonarti per quello che hai fatto tanti anni fa. Fratello. Voi due siete fratello e sorella?
Evans. Ci rivedremo presto. Sì. Ma perché voi? Celia! Jude, Celia, cos'è successo tra voi? Capitolo 7. Il ritorno della leggenda. Finalmente si è avverato il mio sogno. Parteciperò al Football Frontier, il torneo nazionale. Chissà quali incredibili avversari dovremo affrontare. Wow! Non vedo l'ora! Mark, è arrivato il tabellone del torneo. Andiamo a vederlo nella sede del club. Davvero? Andiamo! Che c'è, Mark? Niente. Mi sembrava che ci fosse qualcuno. Ok, ragazzi. Allora, andiamo a dare un'occhiata ancora al tabellone. Ma questi qui chi sarebbero? Ma sono tipo dei fantasmi? Allora, andiamo alla sede del club. Perché voglio proprio vedere che team dovremo affrontare per primo. Allora, siamo arrivati. Ciao Nelly, dici. Mark, ma dov'eri? Non capisco perché devo occuparmi io di tutte queste faccende. Celia oggi non c'è, quindi tocca a te. Anche questi sono compiti della manager. Grrr. Scusa, volevo dire grazie mille, Nelly. A proposito, Celia non si è fatta più vedere dopo la partita contro la Royal Academy. Sarà un po' scossa dopo aver rivisto il fratello. Magari pensa che non vogliamo più rivolgerle la parola. Celia. Avete intenzione di chiacchierare a lungo? Io non ho tempo da perdere, come voi. Venite qui a vedere il tabellone. Allora, dovremo affrontare chi? Dunque, il nostro prossimo avversario è la Shuriken Junior High. La Shuriken? Quanti ricordi. Eh? Allenatore, conosce la Shuriken? Come potrei dimenticare? È una delle squadre che abbiamo affrontato nel torneo nazionale ai nostri tempi. Eh? Davvero? La Shuriken si allena sulle montagne e tutti i giocatori sono esperti di tecniche ninja. Ah, ecco perché. Prima apparivano e scomparivano. Per questo sono veloci come il vento. Hanno ottime capacità e ricordo che al tempo anche per noi è stata molto dura. Credo che attualmente le vostre possibilità di vittoria si aggirino sul 50%. 50%. Non voglio sentire questi discorsi, dovete vincere a tutti i costi. Lei è qui per questo, no? Certo, certo, non ti scaldare, signorina. Ricordo che David mise a punto una tecnica segreta con cui riuscimmo a battere la Shuriken. Se riusciamo a sfruttarla al meglio, abbiamo ottime possibilità di vittoria. Noi vecchie glorie dell'Inazuma possiamo insegnarvela. Eh? Vecchie glorie? Intende dire che potremmo giocare contro la leggendaria Inazuma? Per allenarvi al meglio prima della prossima partita credo sia la cosa migliore. Ma vi avverto, il nostro allenamento non sarà una passeggiata. Siete sicuri di potercela fare? Certamente. Poter affrontare la leggendaria Inazuma è un grandissimo onore per noi. Non è vero, ragazzi? Sì! Questa è la risposta che volevo sentire. Molto bene, allora proverò subito a contattare tutti gli altri. Voi intanto andate al campo ad allenarvi. Evviva! Di certo nella leggendaria Inazuma ci saranno dei giocatori fantastici. Chissà che tecniche formidabili conosceranno. Non sei curioso, Axel? Sì, sì, ma datti una calmata. Ma come? Non sei emozionato anche tu? Ma...
Non saremmo stati un po' imprudenti ad accettare? Sarà dura giocare contro di loro. Ma se seguite le loro istruzioni diventerete molto più forti. Potreste vincere il torneo. Nel tabellone c'è anche la Kirkwood e spuntarla contro di loro non sarà per niente facile. Ma che stai dicendo, Axel? Il nostro obiettivo è la vittoria finale. Non importa se i nostri avversari sono la Kirkwood o qualcun altro, noi batteremo chiunque. Sì! Sei sempre il solito, invece di perdere tempo in chiacchiere, andate subito ad allenarvi. Haha, hai ragione. Andiamo, Mark, i giocatori della Shuriken sono veloci come il vento, non è vero? Voglio proprio vedere se corrono più di me. Mi allenerò con tutte le mie forze fino al giorno della partita. Ben detto, andiamo al campo. Va bene, ragazzi. Adesso ci dovremmo dirigere al campo con Nathan e gli altri. Però nel frattempo direi che possiamo terminare questo episodio di Nazume Eleven qua. Scusatemi se magari vi ho fatto attendere un pochettino prima di riportarvelo sul canale. Probabilmente ve lo porterò insieme a Lego Jurassic World. Ogni giorno un video di Inazuma e un video di Lego Jurassic World. Adesso vedo un attimo io come riesco a organizzarmi. Nel frattempo, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Inazuma Eleven. Alla prossima, ragazzi!